Ciao a tutti e bentornati sul Nordfriesische Marsch. Dalla puntata precedente siamo rimasti al punto che avevo provato, ho comprato e provato la questione per vendere la terra che c'è all'interno dei nostri canali, ma purtroppo abbiamo bisogno di comprare i terreni. E non abbiamo i soldi effettivamente per farlo. Allora, ho tornato indietro tutto, sia la pala che il terreno e tutto quello che c'era. Ho di nuovo i miei soldi e voglio fare una cosa diversa perché, visto che sul campo lì dove abbiamo in dove abbiamo deciso di metterci la segheria, abbiamo della ghiaia. Allora, a questo punto, visto che quel campo già è nostro, la ghiaia lì la possiamo vendere. Nel frattempo loro lavorano. Adesso andiamo a prendere, nella speranza che con il piccolino ce la facciamo a prendere quel nastro. Ho noleggiato il nastro, carichiamo la ghiaia e la portiamo qui nel nostro silos. Mi dice perché non venderla? Per il semplice fatto che a dicembre vale la metà di quanto la ghiaia vale a gennaio. Tanto vale che aspettiamo un po', carichiamo, tanto ci vuole, per caricarla ci vuole del tempo. Nel frattempo finiamo anche le missioni. E a gennaio vendiamo tutto. Vediamo quanto recuperiamo da quella ghiaia. Adesso si impennerà di brutto, vediamo. No, no. Come si levano quei zoccoli lì adesso? Sono per scegli, no, con questo abbiamo qualche opzione in più. Cambia angolo, dispiega nastro. E se prima io se ci salgo sopra, oh, cacchio, si tolgono quei zoccolini. No. Si cammina con tutti gli zoccoli, è una cosa assurda lì. Piega nastro. Queste cose non si tolgono? Raccoglio oggetto, cambio tensile? No. Ci sarà come toglierli? Allora, così l'accendiamo. E vabbè, quello. Se io dispiego il nastro, i zoccoli rimangono attaccati. No, ma ci sarà un coso come toglierli. Se io collego questo.
vabbè. No, ma ci sarà qualcosa, impossibile. Ah no, non vorrei che sia tipo una protezione, qualcosa, perché i zoccoli sono qui. Ah no, viene fuori proprio così. Niente, lasciamolo così. Ok, allora vieni. Tanto le ruote girano. Buona. Vabbè. Comunque l'elettrico qua fa un bel rumorino. Mi piace perché è basso, piccolo e molto sprint. I nostri operai lavorano. Andiamo da qui. Io che mi ero illuso dico, vabbè, vendo la terra, dove vai? Vendo la terra, faccio i soldi. Devo prima comprare il terreno. Che dos. Ehi, dove vai? Ovviamente forse il peso dietro è più di quello che dovrebbe. Vabbè, ma tanto ormai siamo arrivati. Dov'è? Lì. Ok. Allora, posiziono questo qua. L'ho già presa da qui. Mi salgo su questo. Un po' troppo. Ok. Così. Va bene, dov'è? Camions. Dov'è? Un po' troppo là. Allora, quel punto lì, segheria, lo possiamo pure togliere, tanto non ci interessa più. Scongiuriamo. Accendiamo qui. E memorizziamo magari un punto qua. Sempre provvisorio, al solito noi come provvisorio mettiamo, ok,
Oh, per fortuna che il nostro è pure bello veloce. Facciamo, nel frattempo noi impostiamo il nostro aiutante. E allora, carica qui. Scarichiamo base silo o silo base, come lo carica? Silo e base scarica. È quello che è, tanto lo carichiamo noi, non è un problema. Vediamo quanto ce n'è ancora qua. Beh, 4-5 viaggi riusciamo a farli. Tu spegniti, por favor. Ok. Vediamo qua nel frattempo. Beh, siamo a buon punto, dai. Beh, almeno adesso girano meglio. Sì, vabbè. Parlato troppo forte. Sì, meglio di dell'altra volta sicuro. L'altro? Dov'è? Qui. Ma tanto è inutile, se faccio partire l'altro, una volta che arriva lì se ne va sempre. No, va bene così. Tanto siamo quasi anche qui. No, non alla fine, ma a buon punto. Ci rimangono i due campi là sopra da fare. E poi siamo perfetti. Camion dov'è? Vediamo. Osserviamo una volta lui cosa fa. Ok, campo 19, siamo al 50%. Vediamo se i punti registrati per lo scarico van bene, perché non li ho mica provati, li ho solo registrati. Bene, funziona alla grande. Ok. Quasi quasi darei un'occhiata in giro per vedere se ce ne sono ancora di ste. Però c'è sempre il problema che dobbiamo comprare comunque il campo. Un'altra idea, visto che vogliamo mettere la segheria sarebbe quella. Ogni volta non lo perdo, non lo trovo mai. Questo di quanti cavalli ha bisogno? 120. Ma di offerta che c'è? Non c'è un tubo in offerta. Volevo un bel trattore in offerta, ma niente. Ci sono queste due. E non servono a niente, perché il nostro trattore quanto cavallo c'ha? Una settantina, 68, 70, quello ha bisogno di 120 cavalli. Beh, si potrebbe fare una prova.
Perché avevo, mi era venuta l'idea, o mi è venuto in mente, di piantare degli alberi qui, dove effettivamente li abbiamo tolti, qua, così che nel frattempo loro crescono. Però possiamo sfruttare sfruttiamo uno dei trattori che abbiamo per la missione. Ma sarebbe neanche male, possiamo fare anche questo. Quasi quasi prendiamo alla fine, quando finiscono le due o tre missioni che abbiamo attivato, prendiamo uno di quelli. Ci colleghiamo dietro un vai, party. No keys, no party. Sì, perché questo è piccolo. E piantiamo qua. Qua c'erano pochi, 30-40 alberi. Beh, qui però ce ne andrebbero. Ne piantiamo altri qui. Tanto diciamo che, dov'è? Avevo fatto io un segnale, dov'è? Infatti, qui il bordo della segheria arriva qua. Tutta sta parte qui la possiamo sfruttare per piantarci gli alberi, anche perché la strada verrà tolta. E questa qua dove porta? Secondo me porta. Ma qui c'è un casino. Secondo me per spianare tutta questa parte dove mettere la segheria ci costerà quanto la segheria. Se non di più. Ma allora, facciamo una cosa. Perché mi è venuta un'idea. Se io faccio uno di questi, costruzione. Dov'è? Produzioni, mi serve quello che produce i tronchi. Tronchi, questo. Ok. Allora. E dove vai? Così, ok. Perfetto, qui c'è lo spazio preciso per metterci lui. Ci mettiamo lui, la strada questa comunque ci serve, perché così veniamo a prendere la legna da qua e la portiamo lì. E noi piantiamo gli alberi in tutto quel posto qui. Un attimo che esco da qua perché altrimenti ci fa diventare scemi. Posizioniamo gli alberi. Da qui in avanti. Tutto lì. 30, 40. Una quarantina d'alberi. Sì, tanto hanno bisogno di crescita, se non sbaglio, di 4 anni. Sì, 4 anni, se non sbaglio. Useremo uno di questi per piantare gli alberi e poi lo diamo indietro. Questo dovrebbe essere l'ultimo giro.
Comincia il girotondo, secondo me. No, il girotondo dopo. Non lo so. Allora, il camion è tornato? Dov'è? Dovrebbe essere di ritorno. Facciamo l'ultimo carico. Vediamo se nel frattempo qua sotto c'è qualcosa. Non c'è niente. Vediamo se troviamo uno di quei collectibles qua vicino. Vediamo quanto ci frutta. Secondo me ci frutta quei 5.000. Collectibles. Qua no, qui neanche. Impossibile che qua non ce ne fosse uno, secondo me ci dovrebbe essere. Forse è giusto per metterci qualcosa. Qua me lo sarei aspettato però. Niente. Vediamo di qua. Ma no, il camion è arrivato, dopo gli diamo un'occhiata. No, qui non ce ne sono. Chissà quanta ghiaia c'è qua sopra. Adesso, vediamo, intanto ce lo indicherà dopo. Allora, avvicinati un pelo, vediamo se così ce la faccio. E dai, 67%. Un'altra volta. Vai. Cacchio, se n'è andato questo. Non mettere il grano. Dai. No, no, non abbassare la rata, dove cacchio? Alza. Allora, tu dovresti girare qua. O no? Vabbè, ok. Gli altri hanno... stesso problema dell'altra volta. Ma perché hai starato al contrario? Ah, lo odio io. Lo odio.
Ma sarà possibile una cosa del genere? Guarda, io non ne ho idea. Allora, se lo faccio contro, cioè, se lo faccio in senso orario, fa sto problema qua. Se lo faccio in senso anti-orario, fa sto problema qua. Ormai avrà un problema in tutte le curve. Ma l'altro dove è arrivato? Ce n'era uno fermo, ma è lì. Non vorrei che questo l'ho messo sul percorso sbagliato. Perché effettivamente questo è l'unico che gira giusto o secondo loro sbagliato. Vabbè, lo vedremo. Dai, facciamo un altro carico col camion. Chiudiamo anche questa puntata qui. Teniamo d'occhio un attimo questo, vediamo cosa fa. Se adesso continua. Vedete che così non ha nessun problema a girare? Ah no, lui è sul primo percorso del tipo lì. No. Tu allora devi essere qua. Vediamo. Lui era sul percorso del primo, cioè per ora l'altro, adesso ci si trova quel. Wow, ricaricato da solo. Bene. Bene, bene. Si trova sul. Diciamo che quello si trovava sul percorso di questo. Ma se io glielo giro l'aratro. No? Vabbè. Devi girarlo, non. Cosa fa lui? Torna a girarselo? Devi andare a sinistra adesso, eh? Non è che mi fai una cagata di quelle. Quanto mi piace sta cosa qua. Oh. Dio buono, si trova l'aratro girato, si ne va dall'altro lato. Certo che è il colmo. Vediamo se lo metto qua cosa succede.
No, lui torna indietro. O forse no? No, ha preso il punto giusto. Gli altri invece lì si stanno ingarbugliando per i fatti loro. Beh, ci abbiamo messo le mani sopra ed è successo un casino. Vediamo di rimediarla. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, a domani, vi saluto, ciao!